Del caso Moro ne se ne è parlato molto, ma nessuno credo sia è arrivato vicino alla verità, ma non l'hanno voluta scoprire nessuno. Mm. E le dirò questo, guardi, se interrompe lì, del caso Moro io non so niente. Mi hanno chiesto una domanda, potevano salvarlo? E io gli ho risposto, penso di sì, ora può andare avanti. C'è qualcosa di politico perché lui era portato a fare il compromesso storico. Il compromesso storico nessuno lo voleva. Chi era che non lo voleva? Chi era che non lo voleva? Chi non lo voleva? Il popolo, una parte del popolo. Non credo neanche che tutto il popolo sia comunista o democristiano, c'è anche il popolo fascista. E i servizi segreti, per esempio? Eh? E i servizi segreti forse non lo volevano? Certo. E ne erano i gladiatori e quelli della... Infatti se lei ha veduto il film Piazza delle Cinque Lune, se lei l'ha veduto, sì, si ricorda quell'uomo con l'impermeabile che da ultimo è sceso da quella stradina a piedi, che aveva la macchina poi sopra, è venuto giù e guardava con una certa insistenza tutta la scena che c'era stato, e poi se n'è andato via, se n'è ritornato via. Quello, ecco, se uno osserva quel fatto lì, e credo pochi l'hanno osservato, è una riconduzione molto, tant'è vero, disse a Martinelli, che venne qui a portarmi la cassetta, lei dio riguardo gli si è messo un po' contro servizi segreti, ti attenta di come cammina, perché può darsi eventualmente che un giorno salti in aria lei, perché tutte le colpe sono attribuite a servizi segreti. Una cosa plausibile, allora. Può darci. Può darci. Non sarebbe nemmeno pericoloso. Sì, terribile, ma molto ingenua, perché quando un'organizzazione come questa fa un colpo di Stato, deve prevedere di non fare mai, dico mai, un errore. Loro nella cattura non hanno fatto nessun errore.
straordinaria, non è vero? Mm-hmm. È il nostro ultimo acquisto. Ne siamo così orgogliosi. Ora dobbiamo affrettarci. Sì. Da questa parte. Guardate, guardate, stanno entrando i cavalli. Ciao papà, questa volta il palio è dell'ostrica. Speriamo. Questa volta invece sarà dell'onda, signor procuratore. Non esprimere mai un giudizio senza avere a disposizione tutte le prove, Fernando. Ma ci sono. Sei incorreggibile. Ora vedrai, Saracini. Così ha vinto l'Istrice. Mia figlia starà fuori a festeggiare tutta la notte. Sono giovani. Beh, hai vegliato su di me per 10 anni, Branco. 12, signor giudice. 12? 12. Davvero? 12? Bene. Grazie per quello che hai fatto. Ora però non sparire del tutto. Telefonami. Vieni al casale qualche volta. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Che fai? Il tuo lavoro è finito. È la forza dell'abitudine, signor giudice. Sarà proprio questo l'aspetto più difficile dell'andare in pensione. Liberarsi delle vecchie abitudini. Addio, Branco. Thank you.
Ho passato la mia vita in questa città, lavorando con voi, perseguendo con rigore verità e giustizia. Ma adesso, oggi, me ne vado. Mi accingo a entrare in un altro mondo, il mondo dei pensionati. È un mondo pericoloso e insidioso, in cui si è soli, senza punti di riferimento a noi familiari. E se non si sta attenti, si può perdere la cognizione di se stessi e lasciarsi andare. Ma per me non sarà così, perché io seguirò l'insegnamento del poeta russo Joseph Brodsky. Cercherò di non perdere la passione. La mia freddezza la lascerò alle costellazioni, perché so bene che la passione, solo la passione, è il rimedio contro la noia. Nell'appassionata ricerca della verità, nell'evocazione e nella diffusione della verità, risiede il segreto della vita. Questa consapevolezza è un dono che ho ricevuto da voi e dal lavoro fatto insieme a voi. Ora fa parte di me e mi terrà compagnia per il resto della mia esistenza. Vi ringrazio tutti. Vi aspetto tutti al casale. Porta anche i bambini. Arrivederci. Arrivederci. Non andartene. Ci mancherà. Grazie. Pronto? Bellissimo discorso. Grazie, avvocato. Grazie, procuratore. A presto. Si ferma a Siena, signor giudice. Chi è che parla? Mi trasferisco alle crede, al mio casale. Belle parole. Solo un secondo. Grazie. Rosario. È per te. È il tuo medico. Pronto? Sì, sì, ero... Sì. Ero preoccupato. Ci vuole molta prudenza, signor giudice. Capisco. Deve stare molto attento. E solo adesso. Sì. Ha dato un'occhiata al filmato. Dovrebbe averlo trovato interessante. Lei conosce il fosso di Sant'Ansano? Vedrà un cantiere. C'è un parco. Entri nel Santa Maria della Scala stanotte a luna. Io sarò lì. Vuol dire che non eravate soli? Chi altro c'era? Troppe domande, signor giudice. Dimenticavo, lei è abituato a fare domande e a dare ordini. Ma con me non potrà farlo, capito? Sì, sì, certo, ma è un filmato impressionante. Ed è autentico. Quando sarò certo di potermi fidare di lei, gliene fornirò la prova. È un posto lugubre, non trova? Sì. Morte dappertutto. Quindi lei era in via Fani. La mia non è una domanda. Ricorda la moto Honda? Quello dietro che spara con il mitra? Quei due non li avete mai trovati? Io ero seduto dietro. Le posso chiedere perché adesso? Perché dopo 25 anni? Sapevo che lei mi sarebbe piaciuto. Ho un tumore. Mi hanno dato 2 mesi. Forse meno. Non voglio portarmi la verità nella tomba. Sono state dette così tante bugie, Rosario. Le dispiace se la chiamo Rosario? No, no, assolutamente, la prego. Mi chiami pure Rosario. Che vuol dire tante bugie? Lo scoprirà da solo.
Ma non capisco perché ha scelto me. Io sono solo, ero solo un semplice procuratore di provincia. Perché sono io anni non... che la vedo passare davanti al mio negozio. Adesso basta. Questo incontro sta durando troppo. Mi ricorda il memoriale di Aldo Moro. Quei block notes sui quali il presidente scriveva le risposte alle domande delle Brigate Rosse. Ho letto tutto quanto è stato pubblicato in merito, ma nessuno finora ha mai visto quegli scritti. Io sì, so dove sono gli originali scritti a mano. Io so dove si trovano. Se lei vuole la posso portare fino al memoriale. Sì, ma le Brigate Rosse hanno fotocopiato ed è stato reso pubblico il contenuto dei block notes. Non i punti cruciali, non quello che Moro ha scritto sui... Se sarò sicuro che lei non nasconderà la verità, le darò quei block notes, Rosario. Ascolti, arrivato a questo punto della vita non ho niente da perdere, niente. E se ora ho la possibilità di lasciarmi dietro qualcosa di importante, ecco, le do la mia parola. Tutto quello che è contenuto in quei block notes per... È ancora qui? Buongiorno. Buongiorno. È davvero magnifica, non trova? Mi scusi, non capisco. Dicevo che è bellissima, non è vero? Non è d'accordo con me? Oh sì, straordinaria. E quanto costa? Lei conosce molto meglio di me il prezzo di questa pala d'altare, signor giudice. Senese. 14° secolo, probabilmente della scuola del Lorenzetti. Vale una fortuna. No, è di un anonimo. D'accordo, ma vale lo stesso una fortuna. Beh, buona giornata. Arrivederci. Di nuovo. Qualcosa che non va, signor giudice? Ho dimenticato completamente cosa dovevo fare. Forse voleva avere qualcosa? No, no. Devo mettere a posto il mio studio. Vado in pensione. Rosario. Ciao. Lo sapevo di trovarti qui, sono così felice. Ah, io stavo... Ah, guarda questa foto di Gabriella. Non è bellissima? Pasquini? L'ha portata lei questa busta? No, signor giudice, no. Ti manca ancora? Sono 25 anni che se n'è andata. Ed è come se fosse ancora qui. Dio, che cos'hai lì? Niente, non è niente. Ma che cosa sono? Non è niente, ti dico. Come niente? Vieni, andiamo a fare due passi. Non è niente, davvero. Su, andiamo. Ci è mancato poco che ti venisse un infarto. Lo so, lo so. Qualcuno, non so chi, ha scattato quelle fotografie. E poi è riuscito a mettermene sulla scrivania senza che nessuno se ne accorgesse. Io ero lì e non so come sia potuto accadere. Sì, ma dove te le hanno scattate? Rosario, ti prego. Dovevo incontrare...
È una cosa talmente scioccante. Ma se è vera, lo shock sarà qualcosa di... Non posso. Ma così non capisco niente. Per tutta la vita. Per tutta la vita ho immaginato di essere coinvolto in una cosa del genere. E da sempre che... Santo cielo, Rosario, vuoi dirmi di che cosa stai parlando? C'è un film. Un film su di te? Un filmato del massacro di Via Fani. Moro. È un super 8. Hanno filmato tutto quanto. Fammi dare un'occhiata. Visto oltre a noi. È vecchio di 25 anni, non lo so. L'uomo che me l'ha dato dice di essere quello seduto sul sellino posteriore della moto. Allora è delle Brigate Rosse? Sì, penso di sì. Quella telefonata del tuo dottore era lui invece il brigatista, vero? Dio, sei un maledetto bugiardo. Così le Brigate Rosse hanno il mio numero di telefono. Fantastico. Lui dice di essere delle Brigate Rosse. Forse non lo è. Avevi detto a qualcuno che andavi a Santa Maria della Scala? No, a nessuno. Qualcuno lo sapeva. Qualcuno era lì e ha scattato queste foto. Fatti coinvolgere nel caso Moro e ti uccideranno. Trovare il memoriale non mi ucciderà. Mi darà qualcosa per cui vale la pena di vivere. Allora, che cosa vuoi fare? Aspettare. Vediamo cosa succede. Non vuoi informare la Procura Generale di Roma? Cosa credi che farebbero se li informassi? Metterebbero tutto a tacere. E quell'uomo lo darebbe a te? Sì. Sentiamo, perché? Perché io penso che lui sia convinto di potersi fidare che io faccia la cosa giusta. Rosario, sei così ingenuo. Per tutta la vita non sei stato che un giudice di provincia. Fammi controllare alcune cose. Le testimonianze, gli atti processuali, è una faccenda molto pericolosa. Tutti quei terroristi sono ormai fuori di prigione. Allora non fare niente, lo farò io. Tu hai un marito, due figli. Voglio solo essere sicura che tu non corra pericoli. Senti, Branco è ancora la tua guardia del corpo? No, sono in pensione. Quando avrò raccolto tutto il materiale, di a Branco di venire al casale. Spero che insieme riusciremo a farti capire in che guaio ti stai cacciando. In ogni caso sarebbe Eccoci, bene per siamo tutti... A casa. Ciao! Ciao! Ehi, ciao! Com'è andata oggi? Bene, mamma. Per te. Una sorpresa per me? Sì. Grazie. E sapete una cosa? Anche per voi c'è una sorpresa in cucina. Il rosso è tuo... E il blu è tuo. Andate a vedere. Io vi raggiungo tra poco. Qualche problema, Rosario? No, 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 niente. Il mio maestro non si rassegna alla sua condizione di pensionato. Andiamo, non guardarmi così. Perché non vai a vedere cosa combinano quei due in cucina? Noi abbiamo quasi finito. Posso sapere quello che sta succedendo? Voglio solo farti vedere qualcosa. Voglio la tua opinione. Allora, analizziamo insieme il filmato. Sono quasi le 9 di mattina di giovedì 16 marzo 1978. Un comando delle Brigate Rosse è appostato in via Fani. Ecco, guardate. Una 128 familiare con targa diplomatica è parcheggiata qui, in via Stresa. Quella è la macchina guidata dal leader delle Brigate Rosse, Mario Moretti. Nel frattempo, la Fiat 130 di Aldo Moro arriva da via Trionfale e svolta in via Fani. L'Alfetta che lo segue è la macchina della scorta. Una moto Honda li supera e si dirige verso l'incrocio. È il segnale del via. Ecco, si vede qualcuno che sta segnalando qualcosa a Moretti, che fa marcia indietro, arriva in via Fani e si ferma a circa 30 metri dal segnale di stop. Nello stesso momento la macchina di Moro passa davanti all'edicola
che si trova a circa 100 metri dallo stop. Moretti vede arrivare la macchina e si avvicina lentamente all'incrocio. Guardate la macchina di Moro. L'autista rallenta e si ferma dietro la Fiat 128. No, no, aspetta un momento. Ferma, Branco. Qui si dice che all'altezza del segnale di stop con via Stresa, Moretti frena di colpo, facendosi tamponare violentemente dalla macchina del presidente. La macchina del presidente a sua volta è tamponata dalla macchina della scorta. Questo è quello che i brigatisti Moretti e Morucci hanno sostenuto in tutti questi anni. Moretti dice addirittura che teneva il freno a mano tirato perché l'autista di Moro lo spingeva nel tentativo di passare alla sua destra. E Morucci conferma che la 130 ha tamponato ripetutamente la 128. Ma questo non è vero. Guardate, ci sono almeno 20 centimetri tra le due macchine. Nessun graffio, niente. Nessun segno di frenata sull'asfalto. Riflettete. Siamo in prossimità di uno stop. È un percorso che hanno fatto centinaia di volte. Se avessero urtato contro la 128, le guardie del corpo di Moro non sarebbero saltate fuori con le armi in pugno. Moro aveva 5 uomini di scorta. Ma non sapevano che stavano per essere uccisi. Ma guardate di nuovo il film. Guardate bene. Ecco, qui, in questo punto. Le macchine rallentano e si fermano. Adesso, guardate quest'uomo in divisa. Sta camminando per via Fani in perfetto sincrono con le macchine. Quando le auto sono all'altezza dello stop, l'uomo è proprio qui, alle spalle del maresciallo Leonardi, il capo della scorta, il più pericoloso dei cinque. Quindi doveva essere eliminato per primo. Guardate, il brigatista gli spara e si defila. Guardate di nuovo. Gli spara e si defila. Il terrorista colpisce Leonardi alle spalle, prima che questi abbia il tempo di rendersi conto di cosa sta succedendo. Leonardi non ha il tempo di fare nulla. La macchina non si è ancora fermata che... Il killer uccide Leonardi e si sposta verso la 128. Perché nel frattempo altri 4 terroristi sbucano dalla siepe vicino al bar. L'autista dell'Alfetta muore sul colpo. Ecco perché tampona la 130 di Moro. Secondo i rapporti della polizia, in 90 secondi vengono sparati 93 colpi da 7 armi diverse. 2 colpi vengono sparati dall'arma di Iozzino, una delle guardie del corpo del presidente. Quindi 91 sono sparati dalle Brigate Rosse, di cui 49 da un'unica arma. Ben 49 colpi da un'unica arma in 20 secondi. Un record, vero Branco? No, se ne possono sparare altrettanti anche in meno tempo. Davvero? Sì, signor giudice. Ok. Vediamo questo killer che spara i 49 colpi. Sta a gambe divaricate, le braccia tese in avanti. Spara a raffiche brevi. Alle 8.55 un testimone, Pietro Lalli, si trova in via Fani e vede chiaramente il killer in azione. Sì. Stava con le spalle rivolte al bar Olivetti e quindi dava la sinistra alla mia visuale. Sparava con un'arma automatica. Come fa a sapere che è un'arma automatica? Io ho una certa conoscenza nel settore delle armi. L'ho visto sparare 2 raffiche complete. La prima era un po' più corta, a distanza ravvicinata, contro una Fiat 130B. Sì, il cappello gli è caduto. E quello che mi ha colpito è stata l'estrema padronanza dello sparatore. Vai! Attento a quello! Fermo! Andiamo! Vai, vai! Alla fine della sparatoria, la donna ha fatto un gesto così, come per dire tutto qui. Alessandro Marini, ingegnere civile. Arriva in via Fani pochi secondi prima dell'attacco. Sta fermo lì! Non muoverti! Da una 128 sono scesi in 2, l'autista e quello che mi stava di fianco. Da questa 128? Sì, mi sembra di sì. Io poi non ho visto bene perché ero dall'altra parte dell'angolo, qui. Non opponeva resistenza. Anzi, quando l'hanno messo in macchina mi sembrava in uno stato di abbandono, di abulia. Ma secondo lei l'uomo era ferito? No, non mi sembrava ferito. È a questo punto che l'ho riconosciuto.
Lei ha riconosciuto la persona che stavano trascinando? Sì, era l'onorevole Aldamoro. Dai! Via! A un certo punto quello seduto dietro la moto Honda si è sporto in furia e ha guardato nella mia direzione. Era un giovane magro, col viso lungo, le guance scavate. Sembrava Edoardo De Filippo, l'attore. C'è un terzo importante testimone oculare, Luca Moschini, uno studente di medicina. Al volante della sua 500 percorre via della Camilluccia e gira in via Stresa alcuni minuti prima dell'agguato. No, ma la moto l'ho vista benissimo. Vicino c'erano due uomini in divisa, fermi sul marciapiede. Uno di loro era di corporatura media. Poco dopo, mentre l'attacco è in pieno svolgimento, un'altra 500 arriva dall'altra parte dell'incrocio. A bordo c'è una guardia di pubblica sicurezza del primo reparto celere di Roma, Giovanni Intrevado. Afferma di aver visto due uomini in divisa trascinare qualcuno verso una Fiat 132. Portano via Moro! L'hanno ammazzati tutti! Torna dentro! Al momento dell'attacco, il presidente ha in macchina con sé 5 borse. Una contiene documenti riservati, la seconda medicinali e effetti personali. Le altre 3 contengono articoli di giornali e tesi di laurea dei suoi studenti universitari. Le 3 borse meno importanti vengono lasciate. Le altre 2 vengono portate via e non saranno mai più ritrovate. Allora, ecco le mie domande. Come facevano i brigatisti a sapere quali borse prendere visto che non hanno avuto il tempo di esaminarle? Seconda domanda, perché un rapimento tanto spettacolare? Tutti sapevano che il presidente andava a passeggiare ogni mattina vicino allo Stadio dei Marmi in compagnia del maresciallo Leonardi. Loro 2 da soli. Un sequestro in un'area così isolata sarebbe stato molto più facile e avrebbe causato meno spargimento di sangue. Terza domanda, come facevano le Brigate Rosse ad essere così sicure che la macchina del presidente avrebbe fatto quel percorso quella mattina? Lo sapevano, perché la notte prima dell'attacco erano andati in via Brunetti, che è lontanissima da via Fani, a tagliare le gomme di un furgoncino. Perché? Perché il proprietario è un fiorista che ogni mattina parcheggia tra via Fani e via Stresa. E se quella mattina il furgone si fosse trovato lì, sarebbe stato di ostacolo ai terroristi. Quarta. Perché il colpo di grazia a tutti gli uomini della scorta? Forse perché nessuno doveva rimanere in vita. Nessuno che potesse raccontare chi c'era e cosa era realmente accaduto in via Fani. E perché tutti i brigatisti che sparano in via Fani indossano divise da avieri? Se si indossa una divisa è più facile essere identificati dai testimoni, che è quello che è successo. Inoltre, se si indossa una divisa, è più facile essere avvistati mentre si scappa. Presto! E allora presto! Perché le hanno usate? Io credo che qualcuno del comando non fosse conosciuto dagli altri. E quindi indossando le divise avrebbero evitato di spararsi tra loro. E allora ditemi, com'è possibile che non si conoscessero tra loro? Brava, Fernanda. Brava. E tu, Branco, che ne pensi? Ufficialmente erano tutti brigatisti. Dovevano conoscersi tra di loro. Ma forse c'era qualcuno che non era un brigatista e la divisa lo avrebbe reso riconoscibile. I soldati in guerra indossano un uniforme. Forse è andata proprio così. Non si conoscevano fra loro. Noi sappiamo che il tizio che ha sparato i 49 colpi è arrivato in via Fani con Moretti. Scende dalla 128, attraversa la strada, va verso il bar Olivetti e lì si incontra con il resto del comando. Allora chi è questo tizio? Spara da solo più della metà dei colpi. È freddo, preciso, non è mai stato identificato. Chi è? Forse un professionista usato solo per questo lavoro, che poi sparisce e se ne va da un'altra parte per un'altra missione. Lo hanno assoldato. Avevano bisogno di un elemento estremamente affidabile. Volevano essere sicuri che Moro non venisse colpito. Ecco il perché delle divise. Lui non conosceva loro, loro non conoscevano lui. Devono aver avuto una paura terribile. Sì, è terribile. Ma c'è qualcosa che non avete notato.
quel tipo con l'impermeabile. Intorno a lui sta succedendo un vero finimondo. Ma lui non si muove. Si limita a osservare. Esagerando. No, non sto esagerando, mi creda. Ora andiamo. Presto, venite. Abbiamo scansionato le immagini ad altissima definizione. Adesso possiamo muoverci dentro la scena come volete. Ecco, può fermare qui. Sì. Puoi ingrandire l'immagine. Di più. Ancora. Temo che questo sia il massimo. Potrebbe mettere più a fuoco, per favore? Sì, questo posso farlo. La ringrazio. Sicuro di quello che ha visto? L'uomo con l'impermeabile, Camillo Guglielmi, un colonnello dei servizi segreti, ma faceva anche parte dell'organizzazione Gladio, di cui a quei tempi pochissimi erano a conoscenza. Struttura Stay Behind, sì. L'organizzazione clandestina pronta ad entrare in azione nel caso di una vittoria del Partito Comunista. Proprio così. Sì, ma che ci faceva un colonnello del SISMI in via Fallo? E per di più uno che addestrava i gladiatori nelle tecniche di imboscata. Un momento, non fermo, fermo, non entri. Qualcuno ha aperto la macchina. È sicuro? Cercavano qualcosa? Oppure... Avevo messo questo nella fessura della portiera prima di andarcene. Qualcuno ha aperto e chiuso la macchina. Che bravi! Ah, ecco gli attori! Mi avete visto? Sono stato bravo! Oh, siete stati bravissimi! Fantastici! Ho avuto molta paura! La mamma è molto orgogliosa di voi! Ciao, senti, ci vediamo più tardi! Visto che sono stato bravo, posso avere il tuo orologio? Perché vuoi l'orologio? Bisogna fare un altro gruppo, sai?
polso piccolo piccolo. Tu che ne dici? Eh? Ora ricevi i biglietti dalle suore. Te l'ha portato qui nel bel mezzo della recita dei miei bambini. Prima il mio telefono, adesso i miei figli. Ne ho abbastanza di questo tizio, Rosario. Perché non ha chiamato me? Ce l'ha il mio numero di telefono. Ha promesso che vi porterà al memoriale. È lui che fissa le regole. Perdonabile, io sono costernato. Ciao, Francesco. Ciao. Ciao, ragazzi. Bravi, bravissimi. Io vado, me la sbrigherò da solo. Oh, smettila, per favore. Vieni. Andiamo. Arrivo. Ascolta, dice di controllare i rogiti di via Gradoli 96. Bene, ma fagli sapere che se lui vuole che si concluda qualcosa, la mia famiglia deve stare fuori da questa storia. Buongiorno, Branco. Buongiorno. Rosario? Sì? Non crederai mai a quello che sto per dirti. Vieni con me. Sì, vengo. Sei pronto? Sì. Prima e durante i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro, le Brigate Rosse hanno allestito e usato un covo in via Gradoli 96. Nel palazzo c'erano 66 appartamenti, 24 di questi erano controllati dai servizi segreti. Quindi, su oltre un milione di appartamenti esistenti a Roma nel 78, Moretti stabilisce il suo quartier generale in un appartamento circondato da altri, la cui proprietà è controllata da fiduciari del servizio segreto del Ministero degli Interni. Quelle tre società appartenevano ai servizi segreti? Sì. E questo non è tutto. Prima e durante il rapimento, in via Gradoli 89, proprio di fronte al covo brigatista, abita un certo Arcangelo Montani, un sottufficiale dei carabinieri, che nello stesso tempo è anche un agente dei servizi segreti. E per di più viene da Porto San Giorgio, il paese natale di Moretti. Sono andati a scuola assieme, ti rendi conto? Tu lo conosci, Branco? No. Il tuo contatto gode di agganci molto importanti, Rosario. Ora ne sappiamo un bel po' sul caso Moro. Sono successe un'infinità di cose quel giorno. Ma vi rendete conto che il giorno del rapimento di Aldo Moro, Francesco Cossiga, che a quel tempo era ministro degli interni, aveva istituito non uno, non due, ma ben tre diversi comitati per affrontare la situazione. Niente, niente in Italia era mai avvenuto così velocemente. Allora perché? La P2. P2, 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 P2. Una loggia massonica, ultra segreta, clandestina e molto potente. Era nata proprio per impedire a tutti i costi l'ingresso del Partito Comunista nel governo dell'Italia. Quasi tutti i componenti di quei tre comitati erano membri della P2 e nel comitato informazioni erano tutti membri della P2. L'unico funzionario di alto grado non affiliato alla P2 è il prefetto Napoletano, che guarda caso rassegna le dimissioni in pieno sequestro Moro. Al suo posto viene nominato immediatamente il prefetto Pelosi, il cui nome naturalmente verrà trovato nella lista degli affiliati alla P2. P2? Steve Piccenic è la voce più ascoltata del cosiddetto comitato esperti. È un americano in nome del cielo. Ed è il capo del servizio antiterrorismo del Dipartimento di Stato. Ma il suo lavoro, la sua presenza qui, erano talmente segreti che nemmeno l'ambasciata degli Stati Uniti era a conoscenza del fatto che fosse a Roma. Nessun verbale,
Nessun appunto. Nessuna nota di quanto è stato fatto dal comitato informazioni. È mai stato trovato presso il Ministero degli Interni. Niente. In uno dei processi sul rapimento di Aldo Moro risulta agli atti che due giorni dopo il massacro di Via Fani, quattro agenti agli ordini del brigadiere Domenico Merola hanno perquisito tutti gli appartamenti di Via Gradoli 96. Aprite, polizia! Tutti, tranne uno. L'appartamento all'interno 11 della Scala A, il covo delle Brigate Rosse. Quella è la relazione di servizio firmata dal brigadiere Domenico Merola e datata 18 marzo 1978. Non notate niente di strano? Chi le ha dato questo verbale? Anch'io ho i miei contatti. No, mi sembra a posto. Perché? Cosa dovrei notare? È falso, Rosario. È scritto su carta intestata Dipartimento di Polizia. E allora? Andiamo. Quel dipartimento è stato creato solo nel 1981, dopo la legge di riforma della pubblica sicurezza. Tre anni dopo che Merola giura di averlo firmato. Che ragazzacci. È tutta una mistificazione. Tutte queste bugie, queste mistificazioni sono legate da un filo. E c'è di più. Il 18 aprile, Aldo Moro è prigioniero delle Brigate Rosse da 33 giorni. Durante questo periodo, le brigate hanno già rilasciato 6 comunicati. E proprio il 18 aprile, i giornali pubblicano il comunicato numero 7, in cui si annuncia che l'onorevole Aldo Moro è stato giustiziato mediante suicidio. Il comunicato informa che il suo corpo giace sul fondo del lago della Duchessa. Nello stesso momento in cui viene rilasciato quel comunicato, la signora che abita nell'appartamento sotto il covo si sveglia e vede che c'è una perdita d'acqua dal soffitto. Allora telefona al proprietario, che chiama i vigili del fuoco, e così viene scoperto il covo. Ma guardate queste immagini. Quale terrorista che si rispetti abbandonerebbe un covo in queste condizioni? Ma andiamo. C'è un'altra cosa strana. Nessuno si è preso la briga di stabilire a chi appartenessero le impronte digitali trovate nel covo. Ma come? Una procedura usata anche nei furti d'appartamento viene omessa proprio in questo caso? Ma perché era tutto quanto finto? Una doppia messa in scena, effettuata in perfetto sincrono e con un solo scopo: accelerare la condanna a morte del presidente. Sappiamo chi c'è dietro? Sì, Tony Chicchiarelli, un famoso falsario legato alla banda della Magliana. È lui che ha scritto il comunicato numero 7. Ma non si è mai scoperto per conto di chi. Allora, per conto di chi l'avrà scritto? Gladio? I servizi segreti? Il 14 aprile 1979, poco meno di un anno dopo il massacro di Via Fani, tre turisti americani prendono un taxi e sul sedile trovano un borsello. Sorry, c'è una borsa. Da bravi cittadini lo portano a una stazione dei carabinieri e lo consegnano a un colonnello che anche lui è membro della P2. Dopodiché i tre scompaiono nel nulla. Non c'è traccia di quei turisti, nessuno sa chi fossero né che fine abbiano fatto. Ecco, questo è un elenco di quanto era contenuto nel borsello. C'era una pistola, da cui è stato limato il numero di matricola, 11 proiettili calibro 7,65 e un proiettile di grosso calibro. Lo stesso calibro dei proiettili che hanno ucciso Moro. Andiamo. Una testina rotante IBM. Sopra ci sono tutte le lettere. Serviva per scrivere con una macchina elettrica. Questa qui in particolare è una con caratteri light Italia numero 12. Tutti i comunicati delle Brigate Rosse sono stati scritti con una testina IBM light Italia numero 12. 9 chiavi. Cosa pensate che rappresentino i 9 mandati di cattura per i sequestratori? 9 persone rinchiuse in prigione? E ancora? 2 cubi flash Silvania. 2, come le foto che sono state scattate, al presidente Moro durante la prigionia nel covo delle Brigate Rosse. E questo, un pacchetto di fazzoletti di carta, dello stesso colore e della stessa marca, di quelli usati per tamponare i fori delle pallottole sul corpo del presidente. E non è finita. Una cartina del lago della Duchessa e 3 pillole bianche. Forse è un'allusione ai medicinali usati dal presidente. Sì, proprio così. E c'erano 4 pagine dattiloscritte, una delle quali
Espone dettagliatamente un piano per uccidere Mino, come si chiama? Pecorelli, giornalista. Direttore di un settimanale chiamato Osservatorio Politico. Famoso per pubblicare notizie riservatissime. Aveva contatti con elementi dei servizi che gli passavano informazioni. Subito dopo il rapimento di Moro, pubblicò una serie di scoop clamorosi, che allora vennero giudicati a dir poco fantasiosi. Anni dopo, invece, molti di quegli scoop si rivelarono fondati e fu lui il primo a collegare esplicitamente il finto comunicato numero 7 e la scoperta pilotata del covo di Via Gradoli, solo 7 giorni dopo la scoperta del covo delle Brigate Rosse. Ecco, questa è la copia della scheda riguardante Pecorelli e trovata nel borsello. Leggo testualmente. Da eliminare. Facilmente controllabile, tuttavia è molto sospettoso. Prudenza. Abitualmente conduce autovettura Citroen CX di colore verde, targata Roma R08195. Secondo quanto è scritto qui, lo pedinavano da giorni, c'è anche la data in cui doveva essere ucciso. Martedì 6 marzo 1979. Ma quel giorno Pecorelli partecipa a un incontro estremamente segreto che si svolge in Piazza delle Cinque Lune. I killer, che hanno avuto l'ordine di ucciderlo, sono già appostati. Causa intrattenimento prolungato presso alto ufficiale dei carabinieri in zona Piazza delle Cinque Lune, l'operazione è stata rinviata. Agire necessariamente entro e non oltre il giorno 24 marzo. Sarebbe problematico concedergli tempo, chiuse virgolette. Perché? Perché tanta fretta? Perché è così urgente far fuori Pecorelli? 2 settimane dopo, alle 9.35 di sera, Pecorelli esce dal suo ufficio di via Orazio e si avvia verso la macchina. Ha appena promesso dalle pagine del suo giornale rivelazioni clamorose sul caso Moro. Martedì 20 marzo 1979, ore 21.40. Giunta notizia, operazione conclusa positivamente. Recuperato materiale, purtroppo non è completo. È sprovvisto dei paragrafi 162, 168, 174, 177, che guarda caso si riferiscono a segreti della NATO contenuti nel memoriale. Allora, cosa dobbiamo dedurre da tutto questo? Che Pecorelli era in possesso del memoriale e che l'hanno ucciso per prenderglielo? Pecorelli era andato a Piazza delle Cinque Lune per incontrarsi con un pezzo grosso dei carabinieri e con il colonnello Antonio Varisco. Antonio Varisco era un grande amico di Mino Pecorelli e con ogni probabilità era proprio lui il suo informatore. Quando Pecorelli viene ucciso, il colonnello Varisco si dimette dall'arma dei carabinieri per indagare sull'omicidio e quindi gli viene tolta la scorta. Dopo soltanto 2 mesi di indagini, confida a un suo amico di essere ormai arrivato a un passo da una scoperta terribile. La mattina di venerdì 13 luglio 1979, il colonnello Varisco è alla guida della sua BMW sul Lungotevere. Il 24 marzo 1984, un deposito della Brinks Secur marca sulla via Aurelia, appena fuori Roma, viene rapinato. I ladri se ne vanno con 35 miliardi di lire. Quanto sarebbero? 18 milioni di euro? Dai, tira la porta! Dai! Ed ecco, secondo il rapporto, cosa viene trovato sul luogo della rapina. Una bomba fumogena Energa, come quella usata contro Varisco. Ecco, guardi, ho preso qui. 7 spezzoni di catena metallica, 7 chiavi e 7 proiettili calibro 7,62 in dotazione alla NATO. 7. Sempre 7. Il lago della Duchessa, il comunicato numero 7.
quello falso. 6 mesi più tardi, il 28 settembre, un killer con un'arma con il silenziatore uccide Tony Chicchiarelli. Dalle indagini svolte si scoprirà che Tony Chicchiarelli era il capo della banda che aveva compiuto la rapina alla Brinks in via Aurelia. E che aveva anche scritto il falso comunicato numero 7 e che, guarda caso, era anche il proprietario del borsello trovato dai turisti americani. Quindi? Quindi, la rapina non era una vera rapina. Era una ricompensa. Un modo per ripagarlo del lavoro che aveva fatto. E date le circostanze, sembra proprio che siano stati i servizi segreti a pagarlo per l'aiuto che gli aveva dato. Da questa parte. Si sieda lì, presidente. Ecco, stia fermo, non si muova. Pronto? Ci vuole molta pazienza per costruire un'analisi. Bottiglia, Rosario. Occorre metodo, metodo e pazienza. Due qualità che a lei certo non mancano. Dov'è stato? Ho bisogno di vederla. Ogni volta che risolvo un enigma, se ne presenta un altro. È un lavoro estremamente difficile. Sta parlando al telefono. Non sia così ingenuo. Non gliel'ha detto Branco. C'è un biglietto sotto la porta. Lo memorizzi e poi lo distrugga. Duomo domani alle 6 di sera, terzo confessionale, navata sinistra. Non dica niente ai suoi collaboratori. Duomo, 6 di sera, terzo confessionale, navata sinistra. Duomo domani, 6 di sera. Oddio, non gli ho chiesto niente delle fotografie. Duomo domani, 6 di sera, terzo confessionale, navata sinistra. E lei? Sì. Bene, devo chiederle una cosa della massima importanza. Il giudice è un uomo. L'uomo è mortale. Il giudice è mortale. Sa cos'è questo? Un sillogismo. Giusto. Adesso gliene faccio un altro. Via Gradoli è un covo anomalo. Moretti ha scelto il covo di Via Gradoli. Moretti è un capo anomalo? Ma allora perché fino a... Mi pare determinato da fare tantissimo. Basta! Cosa devo fare? Smetta di parlare. Vada dietro l'altare. Guardi sul 16° sedile del coro ligneo. Il 16°? Il 16°. Mi permetta un po' di simbologia, Rosario. Ah.
ci provi nemmeno. Faccia lo stupido. Non le conviene. Vada dove le ho detto. Fotografie quando sono venuto a Santa Maria della Scala. Cosa? Figliolo, ma di cosa stai parlando? Padre, mi scusi tanto. Come sarebbe scomparso? Non riesco a trovarlo. Gliel'avevo detto di non immischiarsi. E anche lei, la prego, ne stia fuori. È una faccenda troppo pericolosa. Tu avresti dovuto proteggerlo. Accidenti, ora devo andare. Monsieur, c'est juste devant vous. Vous allez toujours tout droit et après le croisement, vous y êtes. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous êtes l'entité? Non propriamente. Mi chiamo Rosario no. Sare... Niente nomi, per favore. Mi aspetti. Scendo subito. Dieci anni fa non le avrei raccontato nulla di quello che sto per dirle oggi, ma ora, se lei è qui, vuol dire che i tempi sono maturi. In fin dei conti è solo il tempo a determinare il verdetto della storia. Non è d'accordo, signor giudice? Se intende dire che la verità... col tempo salta sempre fuori, no, non sono d'accordo, non sempre. Perché si guarda attorno? Teme che l'abbiano seguito? Non l'hanno seguito. Vede, sono qui per un motivo preciso. Vorrei che mi parlasse di Hyperion. Lei conosce Hyperion? Hyperion? Era una scuola di lingue. Ufficialmente, voglio dire. Quelli del mio ambiente la chiamavano la compagnia. Era una sorta di centro di assistenza per i vari gruppi dei militanti marxisti europei, l'IRA, l'ETA, l'OLP e naturalmente le Brigate Rosse. Poteva fornire documenti,
Denaro, alloggi. Vede, una volta tirati via gli orpelli, le garanzie procedurali dei sacri testi, la vera essenza della società si riduce a una lotta tra bande. Così la compagnia era essenzialmente francese, se ho capito bene. Era la stazione della CIA più importante che ci fosse in Europa. Il suo compito era quello di infiltrarsi in questi gruppi violenti e di cooptarli. La cosa era iniziata molto prima che nascessero le Brigate Rosse. È sorpreso? Sono scioccato. Trovo stupefacente il grado di infiltrazione, l'insidiosità della presenza americana nelle nostre nazioni. È incredibile. Vede, quegli accordi sono molto più facili quando vengono conclusi al piano attico su una terrazza dove tutti si conoscono bene. No, ne sono sicuro, più che sicuro. Quindi devo presumere che, in qualche modo, Hyperion abbia deciso il rapimento di Aldo Moro. È Yalta che ha deciso il rapimento. Yalta? Cerchi di riandare a 25 anni fa. Nel 78 l'Italia aveva il più forte partito comunista d'Europa che, grazie al disegno di Moro, era pronto al grande balzo. La diretta partecipazione al governo per Yalta rappresentava una minaccia inaccettabile. Hyperion ha contribuito a cancellare quella minaccia. Cancellare? Cancellare? Mio Dio. È possibile dirmi come Hyperion abbia potuto raggiungere questo scopo? Abbiamo aperto due uffici, uno a Roma e uno a Milano. Ambedue erano situati in edifici che erano gestiti da società di copertura dei servizi segreti. Italiani? E tutti e due gli uffici vennero chiusi poco dopo la morte del presidente. Lei può dirmi se per caso Mario Moretti si rese mai conto che la CIA era riuscita a infiltrarsi nelle Brigate Rosse? Mi avevano informato che lei era un ingenuo, vostro onore, ma consideri la cosa con una certa logica. Via Fani, via Gradoli, Hyperion, ovunque c'era Moretti, i servizi segreti erano dietro di lui. Esatto? Sì, naturalmente. Veniva spesso anche a Parigi, ma non credo fosse per turismo. Mi sta dicendo che Moretti era un turista anomalo. Bene. Molto bene. Buon pomeriggio, vostro onore. Quasi dimenticavo, le ho portato un souvenir. Non abbia timore. Non ho mai ucciso nessuno. Non direttamente. Vuole sapere la verità? Legga questo. Ombretta, cosa ci fai qui? Si può sapere dove sei stato? Scusa? Senti papà, sono due giorni che ti cerco. Anche Branco e Fernanda erano molto in pensiero per te. Mi dispiace. Buon compleanno papà. Ah, te ne sei ricordato. Tesoro, sei davvero una cara ragazza. Grazie. Oh no, non dovevi, Ombretta.
Questa è una fortuna, tesoro. Come farai a pagarla? Non preoccuparti, papà. È stato un affare. Rimani lì, non avvicinarti. Dio mio. Ma quello è l'antiquario. Bisogna di parlarti, ma non qui, fuori. Fernanda, chi è? È Rosario, deve darmi una cosa. Torno subito. Di qua. Allora, dove sei stato? Sono andato, è andato a Milano. Appena avremo un po' più di tempo, ti spiegherò tutto. L'antiquario, quello del negozio di fronte a casa mia, è stato ucciso poco fa, investito da una macchina. Era lui il mio contatto, Fernando. Oh mio Dio. L'ho incontrato una settimana fa. Volevo delle spiegazioni sulle foto, aveva molta fretta e ora questo incidente. No, non è stato un incidente. Come puoi esserne sicuro? La pistola che era per terra era una Taurus 38 Special. È un'arma usata da pochi professionisti. La fondina che lei ha notato all'interno della giacca dell'antiquario è di produzione americana ed è congegnata in modo tale che per estrarre l'arma bisogna impugnare saldamente il calcio e fare due movimenti precisi, uno dietro l'altro, uno dopo, così. Ha visto? Altrimenti la pistola non esce. Nemmeno tirandola con tutta la forza. Forse l'ha estratta lui quando ha capito cosa stava succedendo. O qualcuno l'ha abbandonata a terra. È un avvertimento. Sì. È un avvertimento, certo. Beh, allora è finita. Addio, memoriale. Senta, prima di morire, prima di essere ucciso, l'antiquario le ha dato qualcosa, che so, una pista, un indirizzo. No, niente. Assolutamente niente. Ancora non si fidava. Scusate. Io devo andare. Senti, Fernanda, io non ho mai voluto interferire con il tuo lavoro e non ho intenzione di cominciare adesso, ma c'è un limite a tutto. Scusami, ora sono molto stanca. Possiamo parlarne domani? No, 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 no. Noi dobbiamo parlarne adesso. Da più di un mese è come se tu vivessi in un altro mondo. È come se la famiglia non esistesse più. Questo non è vero. Cosa sta succedendo? È un'indagine, come tutte le altre. Oh, per favore, non trattarmi come un idiota. Io non voglio sapere su cosa tu e Saracini state lavorando. Voglio sapere soltanto una cosa. È pericoloso. È qualcosa che può mettere la tua vita in pericolo. Forse, in un certo senso. Può darsi. Noi abbiamo Saracini. Una fonte gli ha portato un documento. Un documento? Francesco, giura che non dirai nulla di quello che sto per rivelarti. La fonte di Saracini si trovava in via Fani quando Moro è stato rapito. Lui sa dove si trova il memoriale, l'originale del memoriale di Aldo Moro. Questo tizio era un terrorista.
Aspetta, aspetta. Che cosa vuol dire? Era. C'è stato un incidente di macchina. Sono venuti per dirmi questo. No. No, 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 Fernanda. Tu non puoi. Fernanda, tu... Francesco, ascoltami. Chiunque si sia avvicinato a quel documento ha pagato con la vita, lo sai. Non devo essere io a dirtelo. Sono stati tutti uccisi. Saracini vive da solo, non ha niente da perdere, ma tu... Tu hai due figli. E hai... Ahimè, in nome di Dio, tu non hai il diritto di rischiare tanto. Io sono un magistrato. Rientra nei miei no, doveri. No, no, piantala. Stai parlando con tuo marito. Non sei in un'aula di tribunale. Va bene, hai ragione. Non urlare, ti prego. Non svegliare i bambini. Si spaventano. Cerca di capirmi, Francesco. Siamo a un passo dalla verità. La verità? Ma cosa vi siete messi in testa di fare? Volete redimere l'Italia? Con la vostra... presuntuosa, ridicola! Non ti permetto di parlarmi in questo modo! L'hai fatto unicamente per la tua carriera e non hai neanche il coraggio di ammetterlo! Metti a repentaglio la tua famiglia! Non voglio parlarne più! Smettiamola! Mia dolcissima Noretta. Credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Ho tentato di tutto e ora sia fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. A te devo dire grazie. Infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con i miei piccoli occhi immortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Ti abbraccio forte. Aldo. È il professor Franco Dritto? E chi parla? È il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei il professor Franco Dritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Chiamo le ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, se può ripetere il cortesino. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro sì. In via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io da fare. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Allora, siamo al momento della morte di Aldo Moro. Il suo corpo viene ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 in via Caetani alle 13.30. Secondo le Brigate Rosse, Moro sarebbe stato ucciso nel covo di via Montalcini e poi da lì trasportato fino a via Caetani. Sia tranquillo, non lo trasportiamo. Secondo me. Secondo me.
sono molto forte. Ma perché dovremmo credere loro? Viene sparata una raffica con una Scorpion 765 che gli perfora i polmoni. Le Brigate Rosse credono di averlo ucciso, ma i colpi non hanno raggiunto il cuore. Il corpo si muove ancora. E allora lo finiscono con un colpo esploso da una Walther PPK calibro 9. Sostengono che sia morto tra le 6 e le 6.30 del mattino. Ma è una menzogna. E per di più asseriscono di aver portato la macchina da via Montalcini fino a via Caetani percorrendo parecchi chilometri. Roma era blindata, la polizia era dovunque. E loro avrebbero percorso tutto quel tragitto in una macchina rubata con un cadavere nel bagagliaio? Questi sono i rapporti della scientifica. Secondo questi rapporti, il cadavere è rimasto nella stessa posizione dopo il colpo sparato dalla calibro 9. Quindi, l'esecuzione deve aver avuto luogo nelle vicinanze di via Caetani, perché il corpo non sarebbe potuto rimanere esattamente nella stessa posizione se la macchina avesse percorso parecchi chilometri in mezzo al traffico. La faccia anteriore dell'emitorace. E ancora, l'autopsia ha confermato che i fori di entrata dei proiettili sono sul fianco sinistro del corpo del presidente. Quindi, vista la posizione del cadavere, i colpi furono sparati dall'interno della macchina, non dall'esterno. Infatti, il sedile posteriore della Renault 4 si ribalta a formare un unico piano. E proprio lì sono stati trovati i tre bossoli. Ecco qui, vedete? Io non credo che sia stato ucciso in via Montalcini. E non credo che ci sia mai stato. Se non per pochi, pochissimi giorni, le Brigate Rosse dissero di averlo tenuto lì per 55 giorni. Ma anche questa è una menzogna. Durante l'autopsia è stata trovata della sabbia nel risvolto del pantalone sinistro. E anche una formazione vegetale simile al cardo, con aculei ancora verdi. Secondo le Brigate Rosse, la sabbia fu messa da loro anche sulla macchina proprio per sviare le indagini. Ancora menzogne. Sentite cosa dice la perizia. Dall'analisi della suola delle scarpe di Moro risulta la presenza di materiale bituminoso ancora fresco. Per cui sicuramente Moro ha camminato entro 2 o 3 settimane antecedenti al ritrovamento del cadavere in una zona molto prossima al bagnasciuga. E le stesse sostanze bituminose furono rilevate sulle gomme e sui parafanghi della Renault 4. Quindi, stando a quello che dice lei, il presidente non è stato ucciso nel covo di via Montalcini, come affermano le Brigate Rosse, ma nel centro di Roma, solo a poche decine di metri da dove è stato ritrovato il cadavere. Perché lì c'erano i servizi segreti. Non dobbiamo dimenticare che in quel periodo i capi di tutti i servizi segreti erano in qualche modo affiliati alla P2. Ecco perché i servizi segreti sono anche qui, in via Pio Foà, dove Moretti ha organizzato la tipografia che ha stampato tutti i comunicati relativi al sequestro Moro. Quando la polizia fece irruzione, trovò una macchina stampatrice ABDIC 360T, matricola numero 938508, che proveniva dagli uffici dei servizi segreti del Ministero della Difesa. In altre parole, la stampatrice era di proprietà del raggruppamento unità speciali dell'esercito, che gestiva unità speciali come quella dei gladiatori, cioè gli uomini che venivano addestrati per entrare a far parte dell'organizzazione Gladio. Quindi siamo di fronte a un fatto certo. Una stampatrice appartenente ad un ufficio del controspionaggio militare viene usata per redigere tutti i comunicati relativi al rapimento del presidente all'interno di una tipografia gestita clandestinamente dalle Brigate Rosse. Scusate. Pronto? Francesco? No, non è possibile. Sì, sì, va bene, calmati. Arrivo. Francesco! Francesco! Ci sono novità? No, no. Ha telefonato nessuno? No, sappiamo soltanto che sono saliti sul pullman della scuola. Potrebbero essere a casa di Marco. No, è escluso, ho già provato dappertutto.
Avvisiamo la polizia. No, no, se ne sta occupando Branco. Basta, ora chiamo la polizia. No, aspetta. Branco ha detto le 10. Ti prego, fidati di lui. Io non mi fido per niente di quell'uomo. E non mi fido di te, giudice. Francesco, ti prego. Sono sicuro che non è successo nulla, che si tratta solo di uno stupido equivoco. Oh, smettila per piacere, Rosario! Guarda in faccia la realtà, i miei figli sono stati rapiti! E tu ne sei responsabile. Insieme a lei. Basta, non ce la faccio più. Avverto la polizia. Si è ringraziato il cielo, siete qui. Tesoro, tesoro della mamma. Li abbiamo trovati a Pienza, in un bar, che mangiavano un gelato. Ehi, voi due, dovreste essere a letto da un pezzo. Venite, la mamma vi racconta una storia. Date la buonanotte. 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 Ehi, ehi. Buonanotte. 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 Cos'è successo? Qualcuno ha costretto il conducente del pulmino della scuola ad andare a Pienza. E lì ha dovuto far scendere i bambini. Ma ce n'erano altri? No, solo loro due. E come hai fatto a sapere che erano proprio in quel bar? Dopo un po' il barista si è insospettito e ha chiamato i carabinieri. Appena arrivati si sono messi in contatto con me e... Eccomi qui. Fuori, adesso andatevene. Oh, Francesco, per favore. Fuori. Vi ho detto di uscire subito da questa casa. Fuori di qui. E non fatevi più vedere. Non posso abbandonare questa inchiesta, Branco. Si tratta di qualcosa di cui uno come me non può lavarsi le mani. Dopo quanto è accaduto non posso tornare indietro e far finta di niente. Insomma, non ho scelta. Perderei il rispetto di me stesso. Le posso parlare liberamente? Sì. Ecco, io ho come l'impressione che questa caccia al memoriale Moro sia diventata una specie di ossessione per lei. Non la porterà da nessuna parte. Lascia che ti dica una cosa. Succede a volte che le persone vengano travolte da eventi molto più grandi, molto più importanti di loro. E a questi eventi sacrificano se stessi. Può darsi che non mi porti da nessuna parte. Ma non ne sono convinto. Ora me ne torno al casale. Ti sarei grato se domattina parlassi con Fernanda. E cerca anche di far pace con Francesco. A proposito di Fernanda, penso che non debba muoversi da sola fino a quando chi è dietro a tutto questo non si convincerà che lei non prende più parte alle indagini e che a occuparsene sono rimasti soltanto due innocui poveri vecchietti.
Mario, come stai? Scusa il ritardo. Ormai sono in pensione. Ah, andiamo, smettila. Vieni, ti accompagno io. Mi scusi, dottore, ci sarà... No, più tardi, Clara. Eccoci qui, ti lascio nelle sue mani. Non farti ingannare dall'età, è il miglior cervello che abbiamo. Si accomodi, giudice. Federica. Saracini. E così? Ha dimenticato la password, eh? Già. Si tratta di alcuni documenti del tribunale molto complessi. Ah, non importa di cosa si tratta. Non mi interessa quello che c'è sul dischetto. Allora vediamo. L'ha portato, vero? Scusi, non capisco. Il dischetto? Devo darlo a lei? Niente dischetto, niente soluzione. Ascolti, quello che voglio sapere è... Posso aprire uno dei file se non ricordo la password? Sì, certamente. Si tratta di un procedimento un po' complicato, ma... prima o poi, alla fine, ci si riesce. Allora cosa devo fare? Lei mi dia il dischetto. Al resto penserò io. Non ha motivo di preoccuparsi. Il suo amico, il mio capo, mi ha spiegato perfettamente la situazione. Io penserò soltanto ad aprire la porta e poi farà tutto lei. Mio padre è siciliano. Come stanno i ragazzi? Vogliono tornare in quel bar a mangiare altro gelato. Dicono che era squisito. Non vorrei mica salire fino in cima. Che giorno è oggi? Martedì. Ma no, la data. 4 ottobre. Ah, bene. La nostra indagine va avanti da un mese e mezzo. Quando abbiamo cominciato, metaforicamente, ci trovavamo giù, nella piazza. Venite, qui potremo parlare liberamente. Guardate. Branco, vieni. Vi posso assicurare che sono nel pieno possesso delle mie facoltà. Quasi tutte, perlomeno. Che cosa vedete? Piazza del Campo. Mm-hmm. Molti tetti. È da questa altezza che abbiamo capito che il sequestro avvenuto in via Fani era decisamente un sequestro anomalo. Andiamo. Cosa vedete? Beh, da qui si vede meglio tutta la città, la direzione dei vicoli, delle strade. È da questa prospettiva che ci siamo resi conto che quella di Via Gradoli era decisamente un covo anomalo. Venite. Ci troviamo a circa 3/4 della torre. Da qui possiamo vedere tutta la città. Meraviglioso. Già. Bene. Da questa altezza, che cosa abbiamo scoperto? Che Moretti era un capo terrorista anomalo. Assolutamente sì. Venite, andiamo in cima. Lasciate che vi spieghi perché ho voluto trascinarvi fin quassù. Vedete, io vi ho mentito. Non sono andato a Milano, ma a Parigi. Lei è andata a Parigi? Sì, è stato l'antiquario a dirmi d'andare a Parigi per incontrare un uomo che per ora chiameremo l'entità.
L'entità. Sì, ignoro il suo vero nome, ma posso dirvi che cosa mi ha detto. Mi ha detto che aveva avuto collegamenti con un centro culturale chiamato Hyperion. Hyperion? La scuola di lingue di Parigi? In realtà era solo una copertura della CIA. Hyperion era la stazione della CIA più importante d'Europa. Il suo obiettivo principale era impedire la salita al potere del Partito Comunista nell'Europa occidentale. Era una specie di centro di controllo. Proprio in quel periodo sono avvenuti in Italia due eventi cruciali. Il primo è stato l'importazione dall'America della P2, una loggia massonica ultrasegreta e ultraconservatrice. Il suo capo era Licio Gelli, nemico giurato del Partito Comunista. Lo scopo della P2 era impedire con ogni mezzo che i comunisti andassero al potere in Italia. Il secondo evento è stato l'infiltrazione dei servizi segreti nelle Brigate Rosse, che dovevano essere controllate, manovrate e usate, una strategia classica. Fino al 1974 le Brigate Rosse avevano compiuto soltanto azioni incruente, ma a questo punto Hyperion decide di utilizzarle. Viene infiltrato un ex frate francescano, Silvano Girotto, chiamato Frate Mitra. In poco tempo viene messa sotto controllo l'intera struttura delle Brigate Rosse. A quei tempi i leader delle BR erano Curcio e Franceschini, ma perché l'infiltrazione riuscisse in pieno dovevano essere tolti di mezzo. Allora i servizi segreti escogitano una trappola e l'8 settembre 1974 la trappola scatta. Guarda caso, vengono catturati solo Curcio e Franceschini. Moretti, che sa della trappola, non avvisa i capi e non si presenta. Nella primavera del 76, tutti i fondatori delle Brigate Rosse sono in prigione. Tutti tranne Moretti. Con l'arresto dei capi, lui viene riammesso nel comitato esecutivo e in pochissimo tempo ne diventa di fatto il leader. È lui che trasforma le Brigate Rosse in un'organizzazione violenta e paramilitare. L'assassinio diventa il nuovo metodo di lotta. Quando Moretti prende il comando, le Brigate Rosse stanno pianificando il rapimento dell'onorevole Giulio Andreotti. Sono già in corso i pedinamenti e lo studio delle abitudini della vittima. Ma Moretti convince l'organizzazione a spostare l'attenzione su Aldo Moro. Ed ecco che da quel momento in poi Aldo Moro è un uomo morto. Perché, stando a quanto dice l'entità, nella logica di Yalta, il disegno di Moro di portare i comunisti al governo è impensabile, è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Nel 1945, infatti, Churchill, Roosevelt e Stalin si erano incontrati a Yalta per stabilire le rispettive sfere di influenza. L'Italia venne data all'Occidente, ed è lì che adesso deve rimanere, per mantenere l'equilibrio delle forze. Ecco perché il disegno politico di Moro non faceva comodo a nessuno. Non faceva comodo agli Stati Uniti perché l'ingresso dei comunisti nel governo avrebbe consentito ad un partito nemico di accedere ai segreti militari della NATO. E non faceva comodo all'Unione Sovietica perché la dimostrazione che un partito comunista potesse arrivare al potere grazie al consenso popolare avrebbe rappresentato il crollo del primato ideologico del Partito Comunista Sovietico. Vi confesserò una cosa. Quando l'ho incontrato a Parigi, l'entità mi ha dato in regalo questo manuale. Tieni. È il Field Manual, un manuale operativo preparato dai servizi segreti dell'esercito americano nel 1970. Direttiva FM3031B, Top Secret. Contiene tutte le misure che devono essere prese nei paesi alleati nel caso di una probabile vittoria elettorale comunista o di una loro imminente minaccia armata. È tutto scritto qui, nero su bianco. Dice agli agenti esattamente cosa devono fare. Che intervento mettere in atto e come metterlo in atto, dall'infiltrazione alla provocazione, quale azione violenta intraprendere fino a, leggo testualmente, il sequestro e l'assassinio di leader politici. Chiuse virgolette. Beh, questo è tutto. È il quadro generale di tutto quello che sappiamo del caso Moro. Abbastanza chiaro, no? La sua è una requisitoria molto lucida. Ma ancora non ci dice dov'è l'originale del memoriale Moro. L'originale completo. Quelle pagine fotocopiate che noi tutti conosciamo sono solo una parte del memoriale. Io so.
in quale stanza si trova quel memoriale. Mi manca solo la chiave. I miei eroi. Ciao. Corri. Ah, ehi, dov'è il mio orologio? Nanna, quando me lo restituisci? Domenica. Domenica. Guarda il mio orologio. No, non è tuo, è di papà. Me lo devi ridare, altrimenti come faccio a sapere che ore sono? Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. Ia ia. Quante bestie a zio Tobia! Non si preoccupi, cerchi di stare calma adesso. Eccola. Ti prendo un caffè? Mi scusi, signora. Gentilmente può venire con me. Cadranno sotto la spada e i tuoi prodi cadranno in combattimento. Le sue porte gemeranno e saranno in lutto. La città sarà disabitata e giacerà a terra.
È stato solo un incidente. Un incidente. Non è stata colpa tua, papà. Ombretta ha ragione. Non avrebbe mai dovuto sorpassare. Non immaginavo che finisse così. Ora la cosa migliore da fare è passare tutta la documentazione alla procura di Roma. Certo, signor giudice, come vuole. Vieni, papà, ti accompagno a casa. No, andate voi. Ho bisogno di stare un po' da solo, torno a casa tra un po'. Lasciatela. Saracini? Sì? Ce l'ho fatta. Come dice, scusi? Ho trovato la password. Ho aperto il file. Sto svolgendo nessuna indagine. Non sto conducendo nessuna inchiesta. Sono in pensione, non potrei nemmeno... Mi scusi, non ho sentito cosa ha detto. Sì. Sì, certamente verrò a Roma. Va bene, domani. Sembra proprio che il mio viaggio sia giunto alla fine. Mi hanno convocato a Roma. Si tratta di un invito che non posso rifiutare. Beh, era sua intenzione consegnare tutto a loro, no? Sì, forse.
Mi hanno completamente distrutto la casa. E anche qui. E poi Francesco. Mi dispiace. Così vanno le cose. C'è qualcosa che posso fare per lei? Sì, mio caro vecchio amico. Mi devi fare una promessa. Dal momento che sono Aspetti. Stato... Andiamo! Ma perché? Andiamo, in macchina! Presto! Ma cosa... Avanti, veloce! Dentro, dentro, entri dentro! Se n'è andato. Oddio. Dio. È finita. Siamo salvi. Sai, Branco, non credo proprio che riuscirò ad andare a prendere il memoriale da solo. Signor giudice, cosa intende dire? Voglio che tu ora mi faccia una promessa. Sì, signor giudice. Voglio che tu telefoni a questo numero, se per qualche ragione io non dovessi tornare. Ti risponderà un giornalista, un vecchio amico, molto fidato. Voglio che tu gli dia questo. E voglio che tu mi prometta un'altra cosa. Certo, signor giudice. Prenditi cura di Ombretta. So che lo dicono tutti i padri delle proprie figlie, ma è una ragazza speciale. Sì, signor giudice. Farò tardi al treno. Signor giudice. Non mi ha dato la password. Piazza delle Cinque Lune. Minuscolo, una parola sola, tutto attaccato. È quella la password. È la chiave per accedere al memoriale. Giudice Saracini? Sì. Prego. Sì.
Vede, Saracini, a volte veniamo travolti da eventi molto più grandi di noi. Mi dispiace. Persone, coi vostri fili da burattinai, maledetti voi e i vostri ideali, che destinate a sorte incerta noi poveri mortali e maledetti poi, per aver ucciso la mia vita di bambino, che non aspettava altro, signori miei, che parole come non più rivederci, addio, a mai. Incanto di paese che trema all'orrore di una guerra e si nasconde nelle chiese sempre aperte, tranne quando fuori piove più forte. Maledetti voi che lasciate che vite di bambini siano regalate al vento come tanti palloncini, e non pensate mai, signori miei, ad occhi che ti guardano e ti chiedono: tu da che parte stai? Tu da che parte stai? Spero che sia la mia. Così, maledetti noi destinati al dolore antico e sempre vivo regalato da voi alle nostre vite. E maledette bombe senza nome che lasciate alla pioggia il compito di pulire, non dovere di capire perché. La 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 la
ancora voi, signori del potere, dovrete distruggere, noi ricostruire, uccidere, non far risorgere, parlare, non capire. E vi chiedo se anche voi avete un cuore che piange, che ride come il mio. Se di tanto in tanto ci parlate con Dio, quando la notte ascolta il suono dei vostri pensieri più lunghi. E così, maledetti noi, destinati al dolore antico, sempre vivo, regalato da voi alle nostre vite. Maledetta bombe senza nome che lasciate alla pioggia il compito di pulire, nel dovere di capire perché. La 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 la